31 dicembre 1979, ultima notte dell'anno, la vostra ultima ora. Figli prediletti, vegliate con me nella preghiera e nella fiducia. Si chiude questo anno che per ciascuno di voi è stato straordinario di grazie e di doni da parte della Mamma Celeste. Dal mio cuore immacolato ogni giorno ho riversato su di voi torrenti di luce e di amore. E così vi ho nutriti e vi ho vestiti, vi ho preparati e fortificati. Sotto la mia materna e silenziosa azione siete cresciuti nella vostra vita di consacrazione e nella imitazione della vostra madre. Siete diventati più piccoli, più umili e più docili, più fiduciosi e più forti. Vi guardo ad uno con tenerezza materna, figli prescelti e coltivati da me nel giardino del mio cuore immacolato, per essere offerti alla gloria della Santissima Trinità. In questo anno, molti di voi, io ho reciso per portarli quassù, in paradiso, a formare la grande corona di gloria di Gesù e mia. Voi invece rimanete ancora su questa terra e vi disponete a compiere quanto è già stato preparato per ciascuno secondo il mio disegno di amore. Siete ormai nella vostra ultima ora, l'ora della grande battaglia, l'ora della grande immolazione, l'ora della grande vittoria. Ma ogni cosa vi è già stata da me preparata. Anche il tempo viene misurato secondo il battito del mio cuore, che non conosce più tempo. Qui già tutto è compiuto di ciò che nel tempo deve ancora accadere. Qui vi vedo tutti al termine del cammino che ancora dovete compiere, vivendo e immolandovi per la gloria di Dio. Qui vi contemplo già nella gloria che vi attende, alla fine del vostro doloroso soffrire. Pensatevi anche voi nella luce del mio cuore immacolato, e vivete sereni e contenti. Siate nella gioia, perché i vostri nomi sono già scritti nel cielo. Vi inoltrate sempre più nel periodo conclusivo della grande purificazione, e tutto quanto vi ho predetto ormai sta per compiersi. Anche dal prossimo anno sarete chiamati a vivere avvenimenti gravi. Per questo l'amore del mio cuore immacolato a tutti si farà ancora più manifesto. Disponetevi a vivere con fiducia e con filiale abbandono questa ora grande e dolorosa.